Fano, città d'arte e di mare. E questo è il titolo del cortometraggio promozionale della città di Fano che il noto regista fanese doc Harry Secchiaroli sta girando in questi giorni nei luoghi simbolo della città. Un desiderio che il regista aveva in mente da tempo per dare all'amministrazione comunale uno strumento moderno e professionale per promuovere la città in tutti quegli avvenimenti, fiere del turismo, mostre, stand promozionali, in cui Fano deciderà di essere presente. E così in un anno di pausa dalle produzioni cinematografiche, dopo i successi degli Sbancati e Stregati dalla Bruna ed in vista del prossimo film nel 2018, Fate Vobis, sempre in vernacolo fanese, Secchiaroli e la sua troupe questa mattina hanno iniziato a girare il primo Chuck nei sotterranei della Memoteca Montanari. Racconta la storia di due turisti che si meravigliano della nostra città e la visitano in tutti i suoi punti migliori, facendo vedere e scoprire i luoghi che magari non si vedono tutti i giorni nell'immaginario. Quindi, oltre ai luoghi tradizionali, che quelli che fanno la nostra storia, abbiamo deciso di fare questa cosa per la città, di qualcosa di, che si possa usare dal punto di vista promozionale, qualcosa che serva per lanciare anche il turismo nella prossima stagione ormai. E azione. La casa di produzione del regista, la Ego Film, in collaborazione con lo studio grafico Zaccone Guerra, ha creato anche un brand per la città di Fano, lanciato per l'occasione che stilisticamente richiama il monumento più rappresentativo della città, ovvero la Porta Augustea. Un brand che potrebbe prestarsi a numerose applicazioni, dal merchandising alla caratterizzazione di siti online o ai social media, un'opportunità che l'amministrazione accoglie di buon grado. Io spero che l'operazione si concluda con esiti molto positivi in modo tale che avremo un ulteriore veicolo di promozione. Essere più naturali possibile. Domanda, chi è lui?